buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video unboxing di una tela di Diamond Painting. Appena ho visto questa tela, ragazzi, l'ho subito comprata, non mi sono fatta sfuggire l'occasione. Ebbene sì, parliamo di una tela che si compra nei negozi fisici Action, marca AVEC, e a differenza del cane Beagle, che se non vi ricordate avevo comprato tramite Vinted, vi metto comunque qui in alto in descrizione il video, questa volta appena l'ho vista non mi sono fatta sfuggire l'occasione e l'ho presa subito al volo. Comunque, prima di procedere con l'unboxing, vi ricordo sempre di iscrivervi al nostro gruppo Facebook Diamond Painting Family, che io, Stefania e Martina abbiamo aperto insieme per condividere insieme appunto questa bellissima passione del diamond painting. Troverete comunque sotto in descrizione il link per iscrivervi. Bene, non perdiamo altro tempo e passiamo subito all'apertura. Ed eccoci qui con la nostra tela dei passerotti da aprire. È sempre una tela 40x60, ecco, questo è il soggetto, come si presenterà alla fine. Abbiamo l'informazione with neon rhinestones e sinceramente non ricordo cosa si intenda per neon, ma lo andremo a scoprire insieme, proprio questa tipologia di diamantini. Il retro della scatola è sempre composto dalle solite istruzioni, un'ulteriore visione del quadro pixelato per vedere appunto come sarà alla fine e tutti i diamantini. I diamantini saranno 23, come possiamo vedere da questa panoramica, e poi c'è sempre l'indicazione del classico kit di posizionamento. La tela è stupenda, l'ho aperta per comodità così in orizzontale, provo a mettervela in verticale sapendo che non starà tutta sull'inquadratura, ma comunque possiamo apprezzarla. Magari adesso vi scorrerò appunto la tela, così potete vederla nella sua interezza. Qui in alto abbiamo questi fiori che mi sembrano dei fiori di ciliegio. Poi se qualcuno sa esattamente che fiori siano, scrivetemelo comunque nei commenti. Qui abbiamo il nostro passerotto sul ramo, bellissimo, guardate che dettagli, ma andremo poi a esaminarli bene dopo. E infine la parte sempre sotto del quadro, si compone sempre di fiori, foglie, comunque sul giallo, quindi magari potremmo dire appunto che sia comunque un'ambientazione primaverile, anche se le foglie appunto gialle, però comunque i fiori ovviamente, come ben sappiamo, si trovano nel periodo appunto primaverile generalmente. Mi soffermo un po' di più sul passerotto, che lo trovo veramente molto molto bello. Tante sfumature sul petto, ma anche appunto nella parte sotto, vicino alle zampe, e anche il ramo vedo che ha delle bellissime sfumature più scure sotto, proprio per dare la sua tridimensionalità, davvero davvero bello. Controlliamo adesso il potere adesivo della tela. Molto molto buono, direi nella media, ottimo. Sicuramente i diamantini non si sposteranno una volta fissati. E come di consueto vi faccio anche uno zoom sui simboli che troviamo sulla tela. Sono bellissimi, devo dire che sono molto chiari. Non starò a ripetermi, come avrete visto dagli ultimi miei unboxing, sono tutti molto molto chiari questi di AVEC, anche nelle parti più scure. Devo dire che ci sono come sempre lettere, numeri, e non trovo in questo caso caratteri speciali. Una cosa in comune che ho trovato di questa tela con quella del Beagle è del piano focale del soggetto. Innanzitutto vi metto in alto a destra in informazione l'apertura della tela del Beagle se ve la siete persa. Ritornando a ciò che dicevo, mi sembra proprio di notare che sia stato proprio voluto questo effetto di sfocato nella parte dietro rispetto al passerotto,
Quindi sembrerebbe di vedere i fiori leggermente sfocati a livello di piano focale, ovviamente non come stampa, e invece il passerotto veramente molto in risalto. Io soprattutto questa cosa l'ho notata osservando, magari un po' più da lontano, questa parte di questo fiore qui. Spero che questa cosa venga rispettata anche a DP finito, perché trovo che sia veramente molto molto bello. Bene, passiamo invece al contenuto restante della scatola, solita brochure con l'immagine, tutti i diamantini e la sua codifica, le varie lingue e istruzioni per poter realizzare il diamond painting. Kit di posizionamento dei diamantini con cerette trasparenti, una novità degli ultimi kit, forse fatta apposta per far notare meno i residui di cera sulla tela. E infine i diamantini. Io tra l'altro credo di aver capito che cosa intendano per neon e lo scopriremo insieme. Veloce carrellata dei diamantini, partiamo da questo marroncino un po' chiaro, questo verde, questo rosso porpora e arriviamo a quest'altro rosso bello acceso che altro non sono che Aurora Borealis. Ecco, questi qui sono i famosi neon che Avec, diciamo, chiama in questo modo. Non ricordo di aver fatto già un unboxing di questi diamantini di Avec, appunto con la caratteristica neon, ma non ci metto la mano sul fuoco, dovrò andare a controllare anche perché sto ormai facendo un bel po' di video sul canale e spero di non essermi persa questo dettaglio, però comunque bellissimi. Passiamo avanti, troviamo questi gialli, arancioni, un po' di tutte le tonalità, bellissimi. Passiamo poi a questo azzurro chiarissimo, molto molto chiaro, bello, ben tre bustine. Questo marrone, rosa, un altro marrone, quest'altre tonalità di rosa più o meno cariche, rose a confetto direi, e questo diciamo marrone un po' più color mattone. E questo grigio, grigio un po' metallizzato. Un altro azzurrino, un bel rosso acceso, altre tonalità di sì, diciamo un giallo ocra, quasi tendente al marrone. Ed ecco un altro, un'altra colorazione neon, quindi se non erro siamo a due neon. Quest'altri rosa, bellissimi. Questi azzurri di varie tonalità e infine questo beige un po', cioè bianco un po' sporco, ecco, più che beige. Allora, ho controllato meglio e questo kit contiene ben tre Aurora Borealis, sono questi tre, quindi nel precedente pacchetto c'era anche questo giallo che mi ero persa, bellissimo, guardate come brilla di più rispetto agli altri. Hanno proprio queste sfaccettature un po' perlate, olografiche, veramente veramente belle. Allora, sono andata a vedere qua nella leggenda quali sono i tre Aurora Borealis, mi sono aiutata anche dal codice indicato sulla bustina e saranno i diamantini al codice 4, 7 ed R. E voglio andarli proprio a cercare sulla tela per capire un po' dove saranno distribuiti. Abbiamo infatti, come immaginavo, tanti 7 e tanti R tutti sul passerotto, anche perché appunto quel colore sul giallo, marroncino, un po' rossino, così lo troviamo principalmente sul passerotto. Al limite si trovava qualcosa anche sulle foglie, infatti anche qui le foglie, vedete, hanno il 7 sicuramente. E poi abbiamo detto anche il 4. Il 4 invece, essendo una tonalità appunto sui rossi, sui fucsia, lo troviamo esclusivamente, sui fiori. Quindi saranno un po' qui, ecco, in ogni fiore praticamente troviamo, più che altro nella parte più centrale troviamo il codice 4.
Sono super contenta di aver fatto questo acquisto, lo rifarei mille volte. Tra l'altro, vi ricordo che forse ancora qualche kit di questo, potete trovarlo nei negozi Action. Qualcosa ancora io ho visto, almeno parlo adesso che sto filmando questo unboxing. Siamo ai primi, diciamo, la prima settimana di novembre, quindi secondo me quando poi uscirà questo video, comunque ancora qualche tela di questa la potrete trovare. In caso contrario, vi dico che comunque su Vinted c'è una vastissima scelta di diamond painting, anche di marca appunto Avec, proprio perché ci sono tante francesi e tanti francesi che appunto sono iscritti su Vinted, e quindi qualora ve la foste persa potete trovarla lì. Amici, questo video unboxing è terminato, purtroppo, perché io adoro tantissimo questi video e aprire in diretta con voi le tele. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace, se è un soggetto che diciamo attira la vostra attenzione. Se sì, appunto, commentate, mettete un mi piace, fatemi le critiche, quello che volete, purché sia tutto costruttivo. Se non siete ancora iscritti al canale YouTube, iscrivetevi, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video. Video, e mi trovate anche su Instagram al profilo s_83. Vi metto comunque sotto il link in descrizione. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!